sto rappresentando Pinocchia che pesca nel mare di Albisola. E Pinocchia è la rappresentazione di tutte le donne, è il mio personaggio principale, delle mie opere, sculture in particolare faccio. Dalle 3:30 praticamente abbiamo iniziato. Monica tra l'altro velocissima già al secondo piatto, io mi sa che riuscirò giusto a finire il primo se va bene. E questo è il terzo piatto che ho fatto, gli altri due sono già pronti per la cottura. Sto usando come immagine di riferimento un acquarello che avevo fatto in passato a tema pesci, è tutto a tema simbolico, quindi l'elemento della bolla come fragilità, l'elemento della donna che pensa e il pesce come figura principale della composizione. E la tecnica pittorica consiste nel usare gli ingobbi. Gli ingobbi sono colori mischiati con la terra e vengono usati in questo caso come se fosse quasi dell'acquarello. Lascerò la donna solamente in bianco e blu, in modo da far risaltare poi di più il pesce che avrà dei tratti con il magenta, un bel rosso bello carico. Verrà cotto e poi sarà pronto per essere esposto direttamente a luglio, il 10, l'11 e il 12 che verrà poi messo all'asta. C'è questa manifestazione che si chiama Fish Art e questi piatti andranno tutti in beneficenza a luglio in una grande manifestazione per le famiglie in difficoltà delle Albisole. E quindi tutti gli artisti sono stati invitati a creare un piatto per questa occasione. Si lavora direttamente sopra il biscotto. In teoria è un lavoro abbastanza veloce, poi dipende se si lavora a velature, quindi a più step bisogna aspettare magari che il colore asciughi. In questo caso, che è una giornata bellissima di sole, in realtà il colore asciuga molto velocemente, quindi si riesce anche a lavorare piuttosto velocemente. Monica credo che per il suo ci avrà messo un'ora, mezz'ora, pochissimo tempo. Io sono abbastanza veloce. Io credo che almeno un'altra buona mezz'oretta ce la metterò. Io penso che sia una bella proposta, far vedere, conoscere la ceramica di Albisola, gli artisti, cioè alla gente anche che non ne capisce, vedere cosa si può fare. Quindi io penso che sia una manifestazione che tutti gli anni si ripete e può offrire tanto. Abbiamo deciso di partecipare perché è un evento, uno di quegli eventi che si fa col cuore, perché è per il volontariato. Che è una cosa molto carina, ci faceva piacere poter contribuire con i nostri artefatti. Fa vedere anche le lavorazioni, poi fa conoscere gli artisti al pubblico, ecco. A Pozzo Garritta ci sono anche degli artisti che hanno negozi a Savone, tutto, quindi non è solo, diciamo, circoscritto ad Albisola, fa conoscere la ceramica di Savona. Io primissimo anno, Monica... Io ho partecipato l'anno scorso. Sì. È sempre bello anche per la compagnia, sì. Insomma si conosce gente, si chiacchiera anche con i passanti, dà soddisfazione, poi va in beneficenza, quindi non c'è niente di meglio. Un bel ambiente, belle cose. Sì. Io sono di Albisola, sì, è il primo anno che sono venuta, ma sono una fan. Sono venuta, mio cognato me l'ha detto, ho detto vabbè vengo a vedere e devo dire che mi è piaciuta. Mi piace!